Ben trovato, già l'abbiamo annunciato diverse volte questa mattina, c'è con noi, collegato da Roma, Fra Giuseppe Buffon. Ben arrivato a Padre Pio TV, Pace bene. attraverso i mezzi Grazie mille per tecnologici. l'invito. Buon lavoro a voi. Sì, abbiamo bisogno anche del suo aiuto. Lei è un esperto, non solo è un francescano, un minore, ma è un esperto appunto della vita di Francesco. E in questi 800 anni tondi tondi dalla regola bollata vogliamo capire meglio che cosa significa proprio quell'espressione, innanzitutto. Solet annuere, a lei. Beh, è una espressione classica usata dalla Cancelleria Pontificia per dire che il Papa, la Curia Pontificia, accoglie questo proposito, questa richiesta che viene presentata da Francesco d'Assisi dal suo ordine. Lei ha Quindi. scritto questo libro, oltre ad altri, su San Francesco, dal titolo veramente delizioso e accattivante, La regola di Francesco spiegata ai semplici. Chi sono questi semplici? Sì, lo scrivevo proprio nell'introduzione. Allora, quando mi hanno chiesto di scrivere questo testo, io non avevo molto tempo perché ero implicato in questioni accademiche. Sono stato per 6 anni decano della facoltà di teologia, poi dopo anche coinvolto in alcuni processi di ecologia integrale, in un diploma, sono responsabile di un diploma di ecologia integrale. Insomma, avevo un po' di questioni amministrative da gestire e quindi poco tempo da dedicare alla scrittura. Però, siccome hanno insistito, l'unica cosa, l'unica motivazione che mi ha spinto ad accettare questa proposta è che questo testo diventasse una sorta di esame della mia vita dopo più di 30 anni di vita religiosa per vedere se questa regola aveva ancora significato per la mia vita. E quindi, in questo Meraviglioso, senso, intanto se scusi se la interrompo, ma diciamo chi è stato a insistere. Terra Santa Edizioni, perché prima non l'avevo ancora citato, quindi è particolarmente importante ricordare anche proprio chi in qualche modo l'ha portata laddove lei si è lasciato condurre. esattamente. E quindi diciamo la prospettiva di questo testo non è tanto erudita, nel senso non è un'indagine storica, non vuole aggiungere niente alla ricerca, è una sorta di meditazione esistenziale per vedere che cosa c'entra questa regola con me, con la mia vita, che cosa c'entra con questo tempo, con le persone di questo tempo. E quindi i semplici sono quelli che cercano, diciamo, uno spazio, diciamo, di conversazione esistenziale, di verifica esistenziale, al di là di tecnicismi, di competenze, di diciamo così, di un linguaggio che possa in qualche modo essere piuttosto tecnico, ecco, quindi semplici in questo modo, semplici nel senso che adeguato a un essere umano che si pone delle domande, che si pone delle questioni e che cerca un senso alla sua vita. Pochi istanti e vedremo la copertina. Intanto, Tony, volevi fare una domanda. Il tempo che viviamo è un tempo di grandi domande, di grandi interrogativi, e forse ecco, una scrittura diretta ci aiuta anche a riflettere meglio. E quindi, in questo senso, quanto è ancora attuale il messaggio di San Francesco? E cominciamo subito con la questione della regola. E credo nell'introduzione ho detto che forse non è tanto diciamo, importante chiedersi se la regola di Francesco è attuale, quanto chiedersi invece che cos'è una regola, che cosa ci aspettiamo noi da una regola, perché vogliamo una regola oggi? Vogliamo delle norme da eseguire, da compiere, vogliamo dei percorsi già fissati sui quali incanalarci? O vogliamo invece capire che cosa significava per Francesco una regola? E allora questo mi sembra molto interessante, nel senso che ho fatto un po' l'ipotesi che Francesco scrive una regola per dire che non esistono regole, per dire che l'unica regola è la vita, è una vita ispirata a un Vangelo che intende dare senso alla vita nel senso più pieno del termine. Quindi, ecco, forse oggi c'è questa rincorsa alle regole, a voler fissare de della,
delle normative, a voler per Da forza creare molti degli secoli, esecutori e non ahimè. invece degli inventori. Da molti secoli, ahimè, il mondo civile ricorre molto alle norme nella speranza che questo cambi e migliori, ma non è affatto detto, come dimostrato tra l'altro dalla storia. Ma qui si aprirebbe un'ampia pagina. Invece le volevo dire, abbiamo voluto scegliere anche San Francesco che dà da mangiare agli uccellini, perché lei parla anche di briciole a proposito di queste parole di Francesco, che ricordiamo a 8 interventi in prima persona in questa regola. Sì, questa iconografia su Francesco e gli uccelli è molto interessante per due aspetti. Prima di tutto, Francesco scrive questa regola quando torna dall'Oriente, dopo aver visitato questo sultano di Damietta, Malik al-Kamil, e secondo i biografi predica gli uccelli o prima di andare in Oriente, allora la predicazione degli uccelli gli aprirebbe i confini verso un'alterità che era quella islamica del tempo, quindi qualcosa di assolutamente lontano, oppure predica gli uccelli tornato da quell'esperienza, e allora significa che quell'esperienza con l'assolutamente lontano l'ha aperto a una sorta di spazio cosmico. Ecco. E dopo che torna dunque da questa duplice esperienza, Francesco si mette a scrivere la regola. E allora la regola, a mio avviso, la Santa Sede, appunto nella Solita Enuere, che lei prima ha citato, Annuere. divide la regola in capitoli, ma per Francesco la regola non ha capitoli, quindi non può essere frazionata in capitoli, non può essere imbrigliata dentro dei capitoli. Per Francesco la regola sono dei frammenti che si richiamano l'uno con l'altro, una sorta di corsa tra una affermazione e l'altra, come se fosse una sorta di percorso, a frammenti dunque che riguarda. Ed è frammentaria proprio perché la vita è frammentaria, dunque Francesco non vuole ridurre la regola a un sistema e incasellarla dentro a capitoli, per questo frammenti. Siccome San Francesco lo chiama il signor Papa, secondo lei, secondo le ricostruzioni, in quel 29 novembre 1223, il signor Papa che cosa avrà capito di quello che sarebbe accaduto? Innocenzo III però era un personaggio intelligente, a parte che insomma, bisogna mettersi d'accordo. Allora, 29, diciamo il 29 novembre di 500 anni fa non c'era più Innocenzo III, c'era Urbano IV, scusate, Gregorio, sì, Urbano Onorio, IV, e quindi Onorio, sì, Onorio IV, sì, esattamente. Onorio terzo. Onorio III si stava sulla linea di Innocenzo III, ma entrambi erano dei papi intelligenti, quindi secondo gli storici entrambi questi due papi volevano includere l'esperienza di Francesco per dimostrare che la Chiesa era alla portata anche di quelle popolazioni in cui, per esempio, c'erano gli eretici che pretendevano di criticare la Chiesa dal punto di vista della sua ricchezza. Eh sì, perché Avere siamo dunque. in un'epoca in cui ribolliva letteralmente la voglia di cambiamento, molto più di ora probabilmente. Poi c'era stato un concilio molto importante che è Lateranense IV, il quale aveva cercato di dare una configurazione a queste nuove religioni, cioè ai frati minori. E ai domenicani, proprio perché sperava da questi nuovi ordini, che erano appunto itineranti, una sorta di rinnovamento anche della proposta missionaria della Chiesa, e quindi una parola che uscisse dai monasteri e andasse a incontrare le esigenze concrete del popolo. Quindi credo che sì, che questi due papi fossero sufficientemente avvertiti di questo tipo di movimento, e che quindi, certo, non avevano previsto tutto quello che sarebbe accaduto successivamente. Ma credo che avessero sufficiente consapevolezza nell'accettare questa proposta. Ecco, in quest'epoca così concitata, che poi, come dicevo prima, un po' rispecchia il momento, il tempo attuale che stiamo vivendo, così ricco di contrasti, Francesco fa sintesi delle regole, cerca la semplicità e prova appunto ad arrivare al nodo della questione. Ecco, quanto
quell'essere piccolo, quel farsi minore diventa strategico in questo senso? Fa la sintesi delle regole. Alcuni anni fa c'è stato un filosofo ancora attivo, Giorgio Agamben, che diceva che Francesco, rispetto agli altri codificatori di regole, quelli prima di lui, anziché occuparsi della regola, si è occupato della vita prima che della regola, quindi ha creato una sorta di capovolgimento di fronti. Per Francesco non è il diritto, dunque il codice, la norma a dare forma alla vita, è esattamente il contrario, è la vita che eventualmente plasma una regola e plasma un codice. Dunque in questo la minorità di Francesco, nel senso che un uomo plasmato dal Vangelo e plasmato dalla vita e che quindi diciamo sottopone anche al criterio della vita del Vangelo la stessa regola e la stessa normativa. E oggi quanto? Ricordo che Agamben diceva che appunto l'aver messo il diritto prima della vita, va bene, forse un po' esagerando, ci fa arrivare poi dopo alle camere a gas. Certo, ma la riflessione sul pangiuridismo, ripeto, ci porterebbe anche molto indietro, perché è stata appunto criticata questa mania comunque che l'Europa ha sposato con tanto entusiasmo già da tanto tempo. Quindi in fondo diciamo che gli anticorpi ce li abbiamo, potremmo anche tutti liberarci un po' di queste corazze. Però io invece ci tenevo a farle l'ultima domanda proprio nel segno di voi seguaci di Francesco, che in particolare siete maggiormente tenuti, come dire, a rispettare la vita, allora, più che la regola. Che cosa sente lei intorno? Qual è il cambiamento che porterete al nostro mondo oggi? È molto difficile riuscire a dirlo. E nel corso dei secoli l'ordine francescano ha cercato regole piuttosto che regola, cioè ha cercato norme piuttosto che vita. E oggi è molto difficile riuscire a stare dentro questa vita senza dei punti di riferimento dogmatici. E quindi uno vorrebbe sapere che cosa deve fare, invece deve in qualche modo accogliere il fatto che per navigare questo tempo occorre stare sempre dentro una sorta di dinamica della realtà, rispondere, stare sulle domande piuttosto che andare a cercare delle risposte, stare dentro i processi piuttosto che misurare gli spazi. Perfetto, siamo sulla scorta delle parole di Papa Francesco e dell'ultimo sinodo, quindi direi che la Chiesa viaggia tutta in una direzione. Grazie. È proprio, mi sembra, non voleva essere conclusiva, anche se il tempo in realtà l'abbiamo davvero agli sgoccioli, quindi Tony, il tempo è tiranno, ma le cose importanti le abbiamo dette tutte. Grazie padre per essere stato con noi stamattina e ci auguriamo di ritrovarla ancora in futuro. Grazie anche a voi dell'invito e buona continuazione. E sicuramente il suo libro camminerà tra i semplici, tra tutti coloro che amano San Francesco, e avrà una lunga, lunga strada. La regola di Francesco spiegata ai semplici, edizioni Terra Santa. Grazie.